Nel mondo dell'orologeria moderna si cerca sempre più spesso di ispirarsi ai modelli più iconici del passato. Ma se da un lato questa idea può sembrare semplice e davvero molto interessante, potrebbe avere anche dei risvolti negativi, perché applicare un orologio che si ispira al passato il concetto di modernità non è cosa da poco. Oggi voglio portarvi un esempio di un orologio che si ispira al passato, ma che lo fa veramente molto molto bene, secondo me. Bentornati o benvenuti a chi passa per la prima volta qui su The Soul of Watches. Mi raccomando, prima di iniziare lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e lasciatemi anche un bel commento qui sotto per farmi sapere la vostra su questo orologio e sull'argomento in generale. Vi ricordo di seguirmi anche sulla mia pagina Instagram, dove potete trovare tante mie foto e dove potrete interagire più direttamente con me. Ed eccoci qui a parlare del primo di due esempi che ho deciso di portarvi qui sul canale per parlarvi di questo argomento. Ho deciso di fare una miniserie da due episodi e oggi andremo a parlare del primo di questi due orologi. Sto parlando del Tudor Black Bay 58 nella referenza 79030N, ossia la più classica, la prima presentata in assoluto, la prima in commercio dal 2018. Tra l'altro questa referenza potrà sembrare strana, ma è quella che ho potuto toccare con mano meno in assoluto. Ho provato altre referenze in maniera più massiccia, ma questa l'ho toccata con mano pochissime volte. E finalmente ho avuto l'occasione di portarla qui sul canale per parlarvene bene. Devo ringraziare Chronext per avermi dato la possibilità di portarvi qui sul mio canale YouTube oggi questo Tudor insieme all'orologio che vedrete nel prossimo episodio di questa miniserie. Per chi non conosce Chronext, stiamo parlando di un sito che vende orologi di lusso online. Potete trovare veramente tantissimi marchi importantissimi come IWC, come Rolex, come Omega, come Cartier, come Tudor appunto e tanti tanti altri. Quindi stiamo parlando veramente dell'imbarazzo della scelta. Tra l'altro avete la possibilità di acquistarlo online oppure potete ordinarlo direttamente in una delle boutique che trovate anche qui in Italia per andarlo a provare, per scegliere se acquistarlo o meno, e insomma avete veramente tanta possibilità di scelta. Vi lascio qui sotto il mio codice sconto se siete interessati all'acquisto di un orologio qui su Chronext. Quindi qui sotto trovate il link a Chronext e trovate anche il mio codice sconto. Mi raccomando ragazzi, dateci un'occhiata. Ma perché ho deciso di parlarvi di questo Tudor come un esempio riuscito di un orologio moderno che si ispira a un modello iconico vintage? Perché effettivamente sotto tutti i punti di vista questo Black Bay 58 è un esempio riuscito, e adesso vi spiego perché. Il Tudor Black Bay 58 nasce nel 2018 come nuovo membro della famiglia di diver Black Bay, nata ben 6 anni prima. Famiglia che si ispira agli orologi diver più iconici di Tudor. Ma se andiamo a vedere nello specifico, questo Black Bay 58 è un orologio ancora più riuscito da questo punto di vista, perché se andiamo a confrontare il 58 con il classico Black Bay troviamo delle differenze importanti, anche se a primo impatto possono sembrare pressoché lo stesso orologio. Questo perché Tudor si è impegnata fortemente per realizzare un orologio che si ispirasse maggiormente a quello che era il Tudor Submariner 7924, nato ben 60 anni prima. Infatti il 58, lo possiamo capire anche dal nome, si ispira proprio a questo orologio che nasce nel 1958, per omaggiare i 60 anni dalla nascita appunto. Nello specifico questi due orologi si vanno a differenziare per le dimensioni, per il calibro e per alcuni aspetti del design. Caratteristiche che al polso regalano un aspetto molto più vintage per quanto riguarda il Black Bay 58 rispetto al classico Black Bay, soprattutto per quanto riguarda le dimensioni, perché passiamo dai 41 di diametro ai 39 del 58. In più abbiamo anche uno spessore davvero ridotto, perché il Black Bay è 14,5 di spessore mentre il Black Bay 58 è solo 12.
tutte caratteristiche che al polso regalano un aspetto molto più vintage e una vestibilità davvero molto interessante su questo 58. Oltre a ciò ci troviamo degli aspetti del design che vanno a differenziare i due orologi, che rendono il 58 un po' più vintage rispetto al classico Black Bay, che punta più alla modernità. Per esempio troviamo i dettagli del quadrante diversi, troviamo un bracciale diverso, troviamo il font, il colore del font, la ghiera, con aspetti estetici un po' rivisti e che, come detto, regalano emozioni diverse. Dunque, ecco perché secondo me questo Black Bay 58 è un esempio riuscito di orologio moderno che si ispira al vintage, perché questo orologio va a riprendere le caratteristiche del 79-24 Submariner di Tudor, ma non va a copiarle per filo e per segno, perché se li guardiamo nello specifico, il Black Bay 58 ha un suo carattere, troviamo veramente quella modernità che serve a un orologio che si ispira al vintage e non va a scimmiottare quello che è stato il passato, va semplicemente a riprendere alcuni concetti cardine del design e delle caratteristiche, diciamo, tecniche più importanti e le fa sue riportandole alla modernità. Ad esempio troviamo un orologio con 39 mm di diametro contro i 37 del Submariner 79-24, troviamo un vetro zaffiro bombato, troviamo una ghiera unidirezionale a 60 scatti, troviamo un bracciale a maglie oyster con fissaggi a vite, insomma tutte caratteristiche che portano alla modernità. Poi abbiamo anche questo calibro certificato COSC con 70 ore di riserva di carica, insomma veramente tutte caratteristiche moderne che fanno sì che questo orologio sia affidabile, robusto e preciso, come sono gli standard di oggi. Ma l'altro aspetto davvero interessante di queste caratteristiche moderne è l'altra faccia, ossia il guardare verso il vintage, perché troviamo ad esempio questa ghiera, sì, unidirezionale, 60 scatti, ma in alluminio, che ricorda appunto il vintage. Poi abbiamo il vetro zaffiro, che sì, è zaffiro, ma è bombato per ricordare i plexi dell'epoca. Troviamo questo bracciale, sì, fissato con le viti, ma abbiamo questi finti rivetti che ricordano i bracciali vintage dei diver di Rolex e Tudor. Poi abbiamo queste sfere snowflake che ricordano i modelli più importanti della storia di Tudor. Abbiamo il triangolo rosso del dot sulla ghiera che ricorda il dot del 79-24. Abbiamo poi anche questa corona Big Crown, quindi più grande degli standard, senza spallette, che ricorda proprio quella del Submariner 79-24. Tutte caratteristiche che donano a questo orologio quell'aspetto vintage che serviva. Inoltre tutte queste caratteristiche unite fanno sì che questo orologio sia perfetto per ogni situazione, lo si può indossare dappertutto, in ogni situazione, in ogni contesto è perfetto, possiamo indossarlo con un outfit elegante, al mare, in montagna, ovunque, lui sarà sempre se stesso e sarà un orologio perfettamente gestibile e comodo, che lo fa sì che sia anche un everyday watch con i fiocchi, senza ombra di dubbio. Tudor nella realizzazione di questo orologio secondo me ha azzeccato perfettamente la formula, tant'è vero che il pubblico ha apprezzato e come. Nel catalogo Tudor oggi troviamo diverse referenze per quanto riguarda il 58 di diverse colorazioni che ho provato, che ritengo veramente valide ma che non mi scaldano come la referenza che state vedendo nelle immagini, perché questa è la vera essenza del Black Bay 58, proprio quell'orologio che vuole andare ad omaggiare il 79-24, che va a commemorare i 60 anni dalla nascita di quell'orologio e che secondo me ha delle caratteristiche che si sposano perfettamente tra modernità e vintage. Bene signori, io ho concluso anche per oggi, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, noi ci vediamo ad un prossimo video ragazzi, un saluto!